Alla vigilia del primo turno del girone di ritorno è opportuno tracciare un bilancio statistico su quello che è stato fatto nella prima parte di stagione. Numeri che rispecchiano ampiamente le rispettive posizioni di classifica delle squadre che andiamo ad analizzare. 34 sono le reti realizzate dal migliore attacco dei gironi di eccellenza e promozione in cui sono coinvolte società irpine. Si tratta della batteria offensiva dell'Ecranese che è andata in gol con ben 12 calciatori e tra l'altro non ha neanche un capocannoniere, avendo appaiati a quota 5 gol Pugliese, 40 e Ruggero. 5 invece il numero di reti subite dalla migliore difesa dei due campionati. Si tratta della retroguardia dell'Ebolitana, capolista nel girone B di eccellenza. 9 sono invece i gol del peggiore attacco dei campionati dilettantistici irpini. La Bisaccese, ultima nel girone C di promozione, ha già provveduto all'acquisto di due attaccanti, aspettando che si asciughino le polveri bagnate di quelli già in organico. 36 è il dato della peggiore retroguardia. La difesa del San Martino Valle Caudina ha mostrato poca sicurezza in questo girone d'andata, ma nonostante ciò Patron Bongiovanni ha deciso di riconfermare la fiducia all'intero organico. 12 infine sono le reti realizzate dall'uomo gol dei campionati appena analizzati. Si chiama Mohamed Mansour e gioca nel Faiano. Su di lui nel mese di dicembre si sono mosse mezza eccellenza e qualche formazione di Serie D. Niente da fare però, concluderà il suo campionato al Faiano.